Let's go, bitches! In questo video vi spiegherò come funziona il perk tiratore scelto. Ho visto che molti mi hanno chiesto che cos'è, cosa fa, come funziona, eccetera, eccetera. Quindi voglio spiegarvi come funziona. Io fortunatamente sono riuscito a capire, diciamo, a trovare una spiegazione di questo perk su Reddit, che è un forum, dove un ragazzo l'ha spiegato molto bene il suo funzionamento. E quindi voglio condividere con voi queste informazioni. Per prima cosa partiamo da cosa fa il tiratore scelto. Se noi vediamo il perk, dice che aumenta il danno critico in base alla serie di uccisioni. Ma cosa vuol dire? Allora, per prima cosa il danno aumenta del 40%. E per chi ha giocato agli altri COD da MW2 indietro, si ricorderà di neutralizza bonus. Neutralizza bonus aumentava il danno delle armi di quanto? Del 40%, quindi ha la stessa funzione di aumentare il danno di questa percentuale, però il fatto è che tiratore scelto c'è una componente casuale perché in base alle serie di uccisioni c'è una variante cioè voi ogni colpo che sparate c'è una percentuale che possa essere un colpo di tiratore scelto. Come funziona questo? Si parte così: quando state a 0 kill avete il 12% di possibilità di fare un colpo critico, cioè un colpo tiratore scelto, cioè di aumentare il danno del 40%. Con una kill fatta avete il 17%, con 2 kill il 33%, con 3 kill il 40% e da 4 kill in su il 50%. Questa percentuale non sale più una volta superate le 4 kill. Dovete anche pensare che questa percentuale è molto più utilizzabile su armi che hanno un basso danno e magari un alto raggio di fuoco. Questo perché? Perché se usate un Remington, ad esempio un AK che hanno un elevato danno, è meno probabile che vi entri il colpo tiratore scelto quanto che vi entri con un SC2010, per esempio, un FAD, o se no pure sugli SMG, per esempio il Vector ammazza con pochi colpi, ma se usate il CBJ, quello piccolino, che ha i colpi al tungsteno che perforano i muri, è più facile che il tiratore scelto, diciamo, che voi spariate colpi di tiratore scelto, perché sparate un alto numero di colpi, dovete dare tanti colpi, quindi è più probabile usare, diciamo, questo perk, ed è anche molto meglio, perché se ci pensate è una questione di percentuali, sparate più colpi, avete più probabilità di fare più colpi di tiratore scelti, di quanti ne facciate di meno, anche se ovviamente se usate, che ne so, un AK, un Remington, è ovvio, il danno è aumentato, ma a cosa serve quando avete un Remington che dà 3 colpi e ce ne mettete magari 2? Ma non credo perché ne darete sempre 3. Quindi è molto meglio usarlo su armi come SC2010, CBJ, VEPR e così via. Comunque, oltre a questo, un'altra chicca che vi voglio dire è: se lo mettete tra i bonus di specialista, quindi che lo prendete dopo 6 kill, non è che quando voi sbloccate il perk con specialista, il perk parte già da una serie di uccisioni di 4 e quindi avete già un bonus del 50% di probabilità di far uscire il colpo tiratore scelto. No, non funziona così. Praticamente, quando voi sbloccate il perk e cominciate a fare le kill con il perk, voi cominciate a costruire la serie di uccisioni per aumentare le probabilità di colpo critico, cioè di colpo tiratore scelto. Spero che vi aiuti a capire meglio come funziona questo perk e vorrei cercare di usare il mio spazio di YouTube anche per spiegare altri perk che magari non vengono molto considerati o non vengono capiti come questo. Quindi vi saluto raga, al prossimo video.